Stato, Radio Stella, Città News. Radio Stella Città. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. Cause the boyfriend is a rock and roll. Sono grandi successi su Radio Stella Città. Su Radio Stella Città. I want it all. I want it all. And I want it now. Radio Stella Città. Della città. In FM e web. Radio Stella Città. L'Associazione Culturale 21 presenta Area Pascale, programma di attualità e cultura, ideato e condotto da Mario Michele Pascale. Area Pascale. Buonasera, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Area Pascale. Come ogni martedì ci ritroviamo per approfondire l'attualità. Stefano Foschi saggiamente in regia come sempre e diamo il benvenuto al nostro primo ospite, Alessandro Bonifazi, esperto di geopolitica. Buonasera. Buonasera Michele, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, di cosa parleremo oggi? Beh, oggi faremo un po' il punto sulla situazione internazionale, perché molte cose sono successe e cercheremo insieme ad Alessandro di darne una lettura approfondita. Beh, io inizierei da questo mistero misterioso che è la conferenza di pace per l'Ucraina, che si è tenuta a metà mese in Svizzera, e ha avuto la particolarità di essere una conferenza di pace con solo una delle due parti coinvolte nel conflitto in Ucraina. Era presente solo l'Ucraina, non era presente la Russia. Ma cosa è successo anche? È successo che una parte degli invitati, erano molti paesi, una parte degli invitati, principalmente quelli allineati ai BRICS più qualche loro satellite, non ha firmato la dichiarazione conclusiva della conferenza. Allora Alessandro, iniziamo a prendere il toro dalle corna e chiediamoci, io ti chiedo, tu mi risponderai insomma, ma è possibile fare una conferenza di pace senza i nemici? Al paese mio la pace la si fa con i nemici e con gli amici va già tutto bene, no? Esatto, c'è un proverbio inglese che recita così: it takes two to tango, vale a dire, per ballare un tango bisogna essere in due, non si può essere in uno. E allora cominciamo dalla nomenclatura di questo evento: una conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina, svolta nel canton Nidvaldo. Ecco, alto livello, però la base è mancata, vale a dire, come si può fare a creare una tregua, anche se non si dovesse raggiungere proprio la pace, senza coinvolgere entrambe le forze? Allora è stato un flop. Perché? Perché in dialogo a senso unico è soltanto una recitazione a filo diretto dell'Occidente stesso, di tutti quelli che sostengono pubblicamente l'Ucraina. Quindi la Russia non ha potuto né esprimere il suo punto di vista, né tantomeno con un confronto, ma non è stato fatto nulla pur di coinvolgere tutte quelle altre parti del mondo che avrebbero dato vita sicuramente a un dibattito interessante. Non c'è stata la Turchia, la Cina si è defilata, nessuno di questi paesi che quantomeno abbia votato anche neutrale ha presenziato con, e se lo ha fatto, ha presenziato con un ruolo decisivo. Cioè, passo da un altro proverbio: ognuno se la canta e se la suona come desidera. Mi sembra una logica conclusione insomma di tutta la conferenza. Però un'altra domanda che mi pongo è: questa conferenza di pace ha posto nei preliminari, quindi non è stato frutto della discussione, che fin lì poteva anche essere comprensibile, ma proprio nei preliminari, l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ora, è possibile richiedere a priori l'integrità territoriale di un territorio quando soldati di altro Stato lo stanno occupando? È una richiesta che in qualche misura può essere soddisfatta? E soprattutto mi chiedo, ma c'è qualche precedente nella storia da questo punto di vista? In genere io so che la trattativa di pace la si fa guardando la carta geografica, guardando la dislocazione delle truppe, perché qui
si è fatto tutto il contrario? Perché è una provocazione fine a se stessa, almeno così vogliamo leggere in maniera un po' più cattiva. Vedi, Michele, l'analista geopolitico ha il compito di essere cinico anche quando, certo, certo, le storie vengono raccontate in maniera, come dire, quando sono più morbide. L'analista non è un giornalista, tu lo sai bene, incarni perfettamente questo ruolo. Qui va detto che il precedente specifico non risulta in questo momento tangibile, ma è chiaramente un messaggio indiretto per dire: noi riconosciamo questo territorio, in particolar modo dal 2014 quello della Crimea, come parte integrante dell'Ucraina, vale a dire, leggiamo fra le righe, non lo riconosciamo la Russia, possiamo utilizzare, diamo il via libera per utilizzare le nostre armi, perché alla fine di questo si tratta. Allora, sì, se guardiamo bene anche le storie di paesi a noi più vicini, partiamo proprio dall'Italia. L'Italia, quando è stata disegnata a tavolino, non è stato per niente invitato alcun Borbone. Tra l'altro, una decisione presa dall'alto, nelle valli del nord-ovest del regno sabaudo, in collaborazione con uno stato esterno, in questo caso era la Francia, su un disegno che ricopriva l'intera penisola fino alla fine dello Stivale e oltre, includendo anche la Sicilia. Quindi ci sono precedenti? La risposta è sì. Partiamo proprio da quello che ci riguarda più da vicino. In questo caso, balletto fra le righe, il via libera che l'Occidente dà a se stesso, alla sua opinione pubblica, per poter utilizzare delle armi particolarmente rilevanti su un territorio particolarmente occupato e quindi di conseguenza dare un'accelerata a quello che è la difesa dell'Ucraina. Ecco, quindi proprio a voler essere cinici, ma quanto è accaduto a Sebastopoli? Quindi l'attacco sulla città di Sebastopoli da parte di armi fornite dall'Occidente, in buona sostanza, è figlio della conferenza di pace di Ginevra? È figlio, potrebbe anche essere conseguenza diretta. È figlio perché rappresenta esattamente ciò che l'Occidente narra a se stesso: si può difendere questo paese, lo facciamo come diciamo noi. Fatta la legge, scoperto l'inganno, sono in vena di detti e di modi di dire. Sebastopoli rappresenta esattamente la svolta occidentale con un togliersi di dosso quella maschera, quel velo di supereroi. Cioè, l'Occidente agisce in maniera anche cinica in questo caso, con un colpo letale, o meglio, se anche non fosse letale, comunque un colpo duro e forte. Si comincia a pensare che il tempo stringe, che servano operazioni, più operazioni e meno narrazioni. Più operazioni di pace, dici tu? Civis pacem parabellum. Capito. La Russia non ha solo a che fare con la situazione bellica, né nello specifico con quanto è successo a Sebastopoli, anche altri problemi in casa, quindi ti chiederei un'analisi di quanto accaduto in Dagestan, dove la Russia minimizza l'apporto dell'integralismo islamico nelle stragi che ci sono state e accusa Ucraina ed Occidente. Vero, falso, perché? È un messaggio che bisogna lanciare in questo caso quando vieni colpito all'interno. Cioè, in questo scenario particolare ci sono dei gruppi di persone che mal digeriscono quella che è percepita come un'occupazione da parte dei coloni russi. Il Dagestan, sopra, che per chi non lo sapesse, è un territorio che si trova esattamente sopra il Caucaso, a nord dell'Azerbaigian e della Georgia, è dal suffisso Stan, un territorio che ha un nome di origine persiano, ma la religione in questo caso, non facciamoci dare in inganno, il suffisso Stan, come vale per tutta la Trecentale, significa stato o terra di, ma in questo caso è un territorio che ha una religione musulmana, non si sente slavo, non è quindi etnicamente parte di quella che è l'etnia, il ceppo dominante nel mondo della Federazione Russa. Essendo una federazione, è dentro questo territorio, non proprio con il più grande dei sorrisi, ed è qui quello che in geopolitica viene definito come il ventre molle, uno dei ventri molli che sono il confine meridionale della Russia, che accadono delle situazioni che non sono però nate
recentemente. Dagestan non si scopre oggi, sono anni che la Federazione Russa ha problemi con questo confine, soprattutto certo, quello del certo. Caucaso, e per la bellicosità di alcune delle loro popolazioni, pensiamo ai ceceni, ricordiamo già la Russia zarista aveva problemi in Caucaso. Bravissimo, esattamente. Non è un caso infatti che se un russo slavo abbia difficoltà a colpire un ucraino durante il conflitto, si chiama quindi si chiama rapporto l'intervento dei ceceni, che non sono slavi e non hanno né legami storici e di sangue con gli ucraini, e allora ecco che diventano un'arma in più. Sì, la Russia racconta al suo popolo di avere un problema, o meglio, che questo problema può essere identificato e come si dice, perdono una parola mi manca, comunque risolto il problema. La pressione che ha il mondo islamico sulla Russia anche qui è ambivalente, perché non mi sembra che sia mai intervenuta, Michele, l'Arabia Saudita per approfondire, adesso faccio un nome a caso ovviamente, approfondire, o il Qatar, tutti questi attori geopolitici del Golfo molto importanti, non sono mai intervenute per approfondire la questione, però sono intervenuti alcuni gruppi paramilitari dall'Asia centrale. E allora lì bisogna capire la Russia cosa vorrà fare, se il governo prenderà una stretta sulle ulteriori misure, come sta facendo il governo della Repubblica Popolare Cinese nei confronti degli Uiguri, oppure se invece questa situazione può essere un pretesto per narrarsi vittima e raccontarsi come avente la possibilità di contrattaccare, quindi dire: signori, è un lavoro che non nasce interamente da questo popolo, i daghestani stanno bene con noi, per farle in parole semplici, c'è un problema da fuori e quindi è colpa dell'Ucraina, è colpa dell'Occidente che sotto banco mobilita questi individui che creano poi quello che è successo, attentati, vittime, stragi, come se il dolore è più facile riuscire a coinvolgere una popolazione ferita, si è vulnerabili. Sì. Di questo continueremo a parlarne, anche perché la posizione della Russia riguardo all'Islam è molto molto particolare. Insomma, la Russia è una grande potenza, fa politica di grande potenza, ha cercato di incunearsi in Afghanistan, perché una delle direttrici storiche della politica estera russa, tu mi insegni, è quella dell'accesso al mare delle Indie, sostanzialmente, insieme all'accesso al Baltico, insieme all'accesso al Mediterraneo. Però dopo l'Afghanistan c'è stato una netta controtendenza riguardo a questa cosa, ma ne parleremo a breve. Ti chiedo la cortesia di restare con noi in linea, Alessandro, perché arriva la pubblicità. No, Alessandro, la pubblicità ci ha gabbato. Torniamo noi allora, cosa è capito? Insomma, io mi aspettavo che partisse la pubblicità non c'è stata, è partita la musica, va bene. Ma ci siamo, non ci cosa fermiamo. Ci sta dicendo il destino, no? Il problema che voi avete sollevato è un problema serio, quindi vale la pena di discuterne subito e immediatamente, e noi infatti lo faremo. La domanda è questa, ma da quella che è la declinazione storica, no, delle direttrici di sviluppo della politica estera e di potenza, poi della Russia prima, dell'Unione Sovietica poi, l'Afghanistan segna un punto di non ritorno per ciò che riguarda i rapporti con i paesi islamici, e questo ci potrebbe anche spiegare il perché, da un punto di vista formale, tutte le entità statuali che tu hai citato prima, Qatar, Arabia Saudita e via dicendo, si fanno i fatti loro sostanzialmente, non intervengono direttamente. Beh, con la vittoria dell'Afghanistan sull'Unione Sovietica, o meglio il respingimento dell'invasione, questo Stato si consacra come tomba degli imperi. Non è un processo che è nato il secolo scorso, è da lungi un territorio impervio, inaccessibile, totalmente montuoso. Beh, tutti i lettori di Sherlock Holmes sanno che già all'epoca era il cimitero degli imperi, perché l'amico di Holmes, il dottor, come si chiama, aiutami? L'amico di Holmes? Ci abbiamo un voto, insomma. No, comunque, insomma, il fido amico di,
di Sherlock Holmes, che lo aiuta in tutte le indagini, era in realtà un medico Watson, il dottor Watson era un medico militare che era sopravvissuto. Sherlock Holmes lo racconta bene questo nelle sue opere, era sopravvissuto proprio ad una disastrosissima missione inglese, appunto in Afghanistan. Cioè gli inglesi ci avevano rimesso le penne ed erano l'esercito più potente, più meglio addestrato e meglio equipaggiato dell'Ottocento. Questa come nota storico-letteraria. Tra l'altro molto interessante, perché vi fa capire a chi ci ascolta la longevità di questo volo difficile da gestire. È e rimane un cane sciolto che, guarda caso, dopo che gli Stati Uniti lasciano questo territorio, ancora oggi, a distanza di 2-3 anni, ma lo sarà anche nei prossimi 3, rimane un territorio che crea scompiglio nella regione, nell'area, e che è difficile da gestire. Vale a dire, i rapporti diplomatici che possono esserci con l'Afghanistan, che ricordiamo non è più l'Afghanistan di prima, questo è un'altra cosa, è un'altra storia, ha cambiato bandiera, sono tornati quelli che nel 93 erano al potere, ma rimane uno stato con cui è difficile trovare un punto di dialogo fermo, anche per i suoi alleati, anche per chi condivide una fede islamica, una fede religiosa del genere, no? Allora ecco che si è consacrato con questo ruolo, continuerà ad esserlo e giocherà la sua partita, perché volente o nolente, al di là delle ideologie, altra pecca del che divide chi fa analisi geopolitica dica da chi invece preferisce raccontare qualcosa, l'Afghanistan pure ha i suoi interessi come Stato. Ah, certo. Quindi giocherà le sue partite, e questo è un messaggio chiaro che poi c'è al capitolo successivo, perché c'è una tendenza a raccontare dei nemici dell'Occidente come un grande blocco compatto come l'Asia, la metafora dell'elefante indiano, ma ragazzi, ricordiamoci, l'elefante indiano rispetto a quello africano è innanzitutto più piccolino, ma soprattutto ogni paese là in quel continente è lungi dall'essere unito, giocheranno tutti le loro partite. Guarda l'India, certo. Come va l'India ad essere nei BRICS ma al contempo nel Quad, quindi nei BRICS come contraltare del G7 ma nel Quad come contraltare assieme a Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Australia per contraltare la Cina. Cioè l'Asia è un calderone di stati che vogliono il loro posto nel mondo, hanno una tradizione millenaria, e quindi come lo è l'India, ma adesso se ne parla di più perché l'India ha uno status differente, lo è anche l'Afghanistan. Quindi non è vera questa cosa, Michele, ci tengo a ribadirla, non è vero che l'Occidente ha dei nemici omogenei. Questo messaggio, ci sono anche diversi analisti anche che cercano di far passare questo messaggio. Attenzione, l'Asia è talmente grande e difficile da analizzare che ogni storia è a sé e ogni paese gioca la sua partita indipendentemente da quelle che sono vicinanze linguistiche, etnico-culturali. È un calderone. L'Asia, secondo me, piuttosto che diventare un contraltare concreto, lo può essere economicamente, ma prima che diventi un contraltare geopolitico dell'Occidente, rischia di diventare un grandissimo Balcano, come dire, una balcanizzazione. Un po' l'Europa dei primi del Novecento, sostanzialmente. Bravissimo. Bene. Allora, passiamo proprio all'Asia, all'altro punto estremo dell'Asia, che è quello della Corea, no? Ultimamente c'è stato Putin che è andato in visita di Stato in Corea, ha incontrato l'altro signore che governa la Corea, e c'è stata corrispondenza d'amorosi sensi. Cosa vuol dire questo su tutti gli scacchieri? Vuol dire che questa mossa è una mossa che ha un vero obiettivo, non è l'Occidente, non è il vero messaggio rivolto all'Occidente, signori stiamo arrivando, l'Occidente sa che la Russia gioca le sue partite, qui il vero messaggio è per la Cina. Pensiamoci un secondo, l'amicizia senza limiti. Viene dichiarato dopo questa visita, da parte di Kim Jong-un, che il presidente Putin è il suo più onesto alleato. Questo uso molto caricato di aggettivi positivi lascia presagire un messaggio. Il messaggio è: cara Cina, sia io come Corea del Nord che io come Russia non vogliamo essere estremamente vincolati o subordinati al tuo ruolo di egemone nella regione. Quindi noi curiamo i nostri interessi
e quindi conseguentemente ci difendiamo, perché il senso militare di questo incontro era l'utilizzo e il sostegno senza limiti nei confronti dell'uno e dell'altro paese nel caso venissero attaccati, e anche il rispetto di alcune prerogative interne per cui né Russia né Corea del Nord si disturbano reciprocamente. Questa è una cosa che attua molto anche la Cina, il principio di non interferenza si chiama. Ma in questo caso quindi sì, il mondo occidentale guarda con paura, perché pensa all'arsenale, pensa anche alla forma. Guardate la forma, Michele, guarda che è impressionante il modo in cui Kim Jong-un ha accolto Putin, cioè l'ha studiato nel minimo dettaglio, perché le presentazioni delle immagini che sono state rilasciate ricordano molto quelle dell'Unione Sovietica o della Cina del secolo scorso, presentazioni in pompa magna, gigantografie a forma di quadro nella piazza principale, bambini con i palloncini, l'elemento del bambino è sempre ricorrente nelle dittature, però facci caso, c'è sempre un bambino o una bambina che porta un palloncino o un mazzo di fiori. Sì, in tutti i totalitarismi c'è questa iconografia. Esattamente. Soprattutto esattamente. C'è l'iconografia del leader che prende in braccio il povero bambino. Bravo. E anche qui si ripresenta la questione. Quindi Kim è stato diplomaticamente astuto. Ha studiato e preparato un'accoglienza che sapeva avrebbe fatto piacere a Vladimir Putin. E quindi, ripeto, attenzione per chi ascolta, il vero messaggio non è per l'Occidente. Guardiamo sempre al di là delle cose, non facciamoci ingannare da quello che è il primo impatto emotivo, che è oddio, questi ci bombardano. L'uso delle armi, che cosa passa? Passa la rabbia di Putin verso l'Occidente sommata alla disponibilità militare dell'arsenale nucleare della Corea del Nord. No, il messaggio è Cina, qui non comandi solo tu. Ma chiudo con questo breve intervento. Michele, due paesi che hanno natura imperiale ambiziosi come la Russia e la Cina, due che hanno l'impero nel sangue, si dice che questo governo russo voglia proseguire la linea imperiale, riportare i fasti della Russia zarista anche ai suoi confini naturali, la Federazione Russa, e che la Cina invece sia la dinastia rossa, quindi vale a dire che dal 49 col Partito Comunista Cinese si prosegue in realtà la tradizione storica imperiale di questo gigante asiatico. Due paesi così, come possono avere un'amicizia? Come possono essere alleati? Il messaggio che passa rischia di essere fuorviante. La verità è che ci sono delle frizioni importanti tra questi due colossi, e due colossi occupano lo stesso spazio, che per quanto sia grande e enorme come l'Asia, attenzione, perché non è uno spazio destinato ad accogliere entrambi. Sì. Io direi anche meglio, è un'amicizia quella tra Russia e Cina, che può andare avanti in maniera splendida, così come è splendida adesso, perché se è vero che l'avvicinamento tra Corea del Nord e Russia è comunque un avvicinamento di contenimento, definiamolo così, cinese, è anche vero che su tutti gli altri tavoli la Russia ha bisogno della Cina, ivi compreso il tavolo di un'eventuale trattativa seria con gli Stati Uniti sull'Ucraina. Quindi è una relazione, quella russo-cinese, che può restare in piedi finché restano in piedi gli Stati Uniti forti. Il collante, esattamente. Esatto. Il collante di tutti e due sono gli Stati Uniti. Paradossale, però è vero. Poi tu mi insegni che la politica estera è la fiera della paradossalità. È così, ma guarda ad esempio il rapporto in questo caso di gelosia che ha, passiamola per gelosia, mi piace utilizzare metafore antropomorfe per gli Stati. La gelosia che può avere la Cina nei confronti di questo rapporto tra la Russia e la Corea del Nord è proprio perché la Cina, volendo essere l'egemone del continente asiatico, soffre le alterazioni degli equilibri, invece preferirebbe mantenere lo status quo, quindi una Corea che non che scompaia, perché se scomparisse la Corea del Nord salirebbe quella del Sud, e se avrebbe una riunificazione di certo non avrebbe uno stampo filocinese, ma nemmeno che la Corea del Nord possa essere libera ed avere un alleato con cui può sostituire la Cina. Vedi, gli stati, Michele, sono fatti da persone e molto spesso hanno sia i pregi che i difetti degli esseri umani. Ah, certo. No, io questo l'ho sempre pensato, tant'è che ho sempre spesso litigato con i miei amici marxisti ortodossi, che invece premono sul primato dell'economia e della struttura, insomma.
la storia è un mattatoio sostanzialmente, e all'interno del mattatoio ci sono gli uomini e gli animali che vengono uccisi, però esatto, ci sono sempre comunque gli uomini. Ora io chiuderei la nostra intervista sollecitandoti sull'ultimo grande tema di attualità. Assange è un uomo libero, in buona sostanza, no? Io dietro questa vicenda di Assange, dove era il nemico giurato degli Stati Uniti, era il traditore per eccellenza, una sorta di piccolo Benedict Arnold, no? Che è il traditore per eccellenza della rivoluzione americana, perché parteggiava con i realisti. Io ci vedo una grossa sconfitta degli Stati Uniti e do questa lettura. Assange era un problema di sicurezza nazionale che alla fine è stato derubricato a un reato sostanzialmente molto molto minore, quasi trascurabile. Come nemico dello Stato è sceso in campo la CIA, è sceso in campo la sicurezza nazionale. Alla fine chi ha assunto la responsabilità di fare tutta questa derubricazione del reato è stato l'FBI. Quindi è come se avessero mandato davanti Fox Mulder, sostanzialmente. Mm-hmm. Prima i carri armati, poi Fox Mulder. Cosa è successo agli Stati Uniti? Perché questa retromarcia anche così arraffazzonata, se vogliamo? Perché hanno mollato l'osso di Assange dopo averlo braccato per tutti questi anni? Probabilmente sono in una posizione in cui c'è bisogno di un cambio di immagine. Questo ci fa capire che anzitutto gli americani vivono in questa fase storica, Michele, una fortissima divisione interna. Quindi non escludo che questo pensiero su Julian Assange possa essere differente nelle varie realtà americane, magari negli stati blu può essere percepito in un modo, negli stati rossi in un altro, ma che non ci sia quindi un'unità che invece probabilmente tempo fa ci sarebbe stata, no? La tutela dell'interesse nazionale sopra ogni cosa. Anche un'immagine nei confronti degli alleati europei e soprattutto evitare un capro espiatorio che possa mettere in difficoltà proprio la figura degli Stati Uniti, perché oggi come oggi non detengono più come prima le briglie del mondo. E quindi immaginiamoci che il mondo di internet, dove le notizie circolano in maniera importante, dove le fake news sono state de facto un problema, perché paradossalmente uno dovrebbe chiudere il computer o spegnere il telefono, ma le arginerebbe, ma questa cosa è molto più complicata. Quindi l'opinione pubblica che hanno quantomeno i suoi alleati in questa fase delicata, dove le destre per esempio in Europa che non vedono di buon occhio gli Stati Uniti, a prescindere dal fatto che possano essere trampiani o non trampiani, cioè c'è un discorso identitario che crea una differenza, crea una cesura. Allora dare agli europei l'immagine di un qualcosa di paradossalmente più vicino a una manovra asiatica, lo facciamo fuori e quindi questo personaggio mostriamo al mondo che, tra virgolette, una verità diventa talmente scomoda da scomodare lo Stato, oggi come oggi l'America non se la può più permettere. Non se la può più permettere perché ci sono delle alternative. Ora, è vero che poco fa ho raccontato di un mondo che non è così diviso, ma le alternative stanno spuntando. Oggi potrebbe essere la stessa Unione Europea un'alternativa agli Stati Uniti. Ripeto, a prescindere dal risultato di novembre. Guarda, tu vieni a me perché io sostengo che in realtà il rapporto di sudditanza tra Unione Europea e Stati Uniti non è così automatico, cioè c'è, è forte, ma nella logica imperiale che tu dicevi, l'Unione Europea, anzi una parte dell'Unione Europea, sta pensando a se stessa in quanto impero, e questi fatti prima o poi confliggeranno. Però esattamente. Ma una curiosità mia, no? Differenze tra Biden e Trump riguardo al caso Assange. Questa è letteralmente la consacrazione della divisione americana. Cioè, quello che già dicevamo prima, era importante ribadirlo prima che entro nel merito, è che ognuno di questi due politici cerca di rappresentare una fetta di Stati Uniti, ok? Quella fetta che è sempre più divergente. Allora, ricordiamoci che basta riflettere su un dato. Sai, Michele, le coppie di americani difficilmente si sposano fra loro, cioè sono solo il 4% quei matrimoni misti fra repubblicani e democratici.
quindi l'immagine che possono dare entrambi i politici è fortemente condizionata dalla percezione che hanno queste realtà. Ok, mi segui? Sì, sì. Perfetto. Ora, io credo fortemente che la visione trumpista sia, rispetto a quella di Biden, una visione meno rigida. È una mia opinione personale, ma sono fermamente convinto che il filone trumpiano, quello del voler tornare a occuparsi delle questioni interne, sia effettivamente un qualcosa di prioritario rispetto a quello che è l'immagine americana nel mondo, no? Già Trump deve affrontare una serie di problemi legati alle sue vicende personali, figuriamoci se può andare anche a insistere sul punto di Assange. Certo, certo. Biden invece rappresenta l'esatto opposto. Cioè, non è un caso che, togliamo l'esempio di Bush, George W. Bush, che porta il concetto, rinnova il concetto, anzi no, lo porta proprio, il concetto di guerra preventiva. Quindi andare a invadere un paese all'estero per prevenire eventuali attacchi, parliamo dell'Iraq del 2003, c'era lui alla presidenza. Biden invece ha un approccio più aggressivo da questo punto di vista. Cioè, Biden invece è il sostenitore e rappresentante di quella corrente che dice gli Stati Uniti devono governare o quantomeno avere le briglie tese sul mondo, e quindi l'immagine americana viene macchiata, e allora sì che a lui interessa, allora sì che la situazione diventa complicata. Quindi Trump va per perdonare, Biden è più duro, e queste decisioni dobbiamo essere molto cauti nell'analizzarle, ma riflettono esattamente parte di quell'establishment che divide gli Stati Uniti. Ti trovi? Perfetto, perfetto. Allora, Alessandro, io ti ringrazio di essere stato con noi. Abbiamo fatto il punto della geopolitica attuale. Siamo partiti dalla conferenza di pace dell'Ucraina, siamo passati ai rapporti tra Russia e Corea del Nord, alla questione del Dagestan, e abbiamo chiuso con Alessandro Bonifazi, esperto di geopolitica, abbiamo chiuso con alcune considerazioni sul caso di Julian Assange. Alessandro, grazie di essere stato con noi. Grazie a te Michele, arrivederci a tutti e a tutti. A presto. E Area Pascale oggi, ahimè, termina qui, dopo questa bellissima discussione sulla geopolitica con Alessandro Bonifazi. L'appuntamento è per martedì prossimo, sempre alle 16.05, sempre sulle frequenze di Radio Stella Città. A presto.